Buonasera e benvenuti alla quarta puntata della rubrica Il rischio di pensare, dedicata agli studi del biologo inglese Rupert Sheldrake. La volta scorsa ci siamo occupati di telepatia, questa volta invece parleremo della precognizione e cominciamo distinguendola da alcune cose che vengono spesso accomunate a essa, ma sono diverse, come la chiaroveggenza e la premonizione. La chiaroveggenza è la capacità di vedere qualcosa che è nascosto, come ad esempio una carta coperta. La premonizione è invece la sensazione che si riceve per qualcosa che non è ancora accaduto, come una sensazione di pericolo, di disagio o di disgusto. La precognizione invece è una conoscenza specifica, abbastanza dettagliata, di qualche cosa che sta per succedere o che succederà. Per esempio, vediamo noi stessi in un certo posto con delle persone intente a fare qualcosa, anche se non abbiamo tutti i dettagli della scena, abbiamo comunque una serie di informazioni abbastanza precise. Non soltanto una sensazione. Sheldrake ha detto che la precognizione è la facoltà così più sconcertante che ci sia. Perché Sheldrake dice che la precognizione è la facoltà più sconcertante? Perché non ha a che fare solamente con un funzionamento, diciamo, strano della mente umana, come la telepatia, ma perché la mente in questo caso sembra avere a che fare con se stessa nel futuro, con qualcosa che la richiama dal futuro o che dal futuro si irradia fino a noi nel presente. È un meccanismo che già conosciamo, la nostra mente è già in contatto con se stessa nel passato, attraverso i ricordi. Vedere il funzionamento però specularmente ribaltato nel futuro ci sembra strano. Se è così, effettivamente le nostre menti possono estendersi sia nel passato che nel futuro, cioè nel tempo, in tutto il tempo esistente. Ma le menti possono estendersi anche nello spazio? Lo vedremo nella prossima puntata, dedicata alla sensazione di essere osservati.